Tiri di rigore fatali per l'Aquila, eliminata dalla Città di Isernia al primo turno della Coppa Italia Nazionale di Eccellenza. L'Aquila ha chiuso i 90 minuti regolamentari in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Tempestilli al 16° della ripresa, pareggiando così il risultato della gara di andata in Molise. Poi una serie infinita di rigori con il Città di Isernia che ne segna 8 su 8, l'ultimo affidato a Di Giulio, mentre per l'Aquila l'errore decisivo è di Ponzi che si fa bloccare il tiro da Amoroso. Ma riavvolgiamo il nastro della partita. Il primo spunto di cronaca è un cambio obbligato nelle file dell'Aquila, problemi fisici per Loviso rilevato da Dercole. Al minuto 13 si fa vedere il Città di Isernia con Vitale che dal limite impegna Bozzi. Ritmi alti ma poche occasioni fino al 40° quando sono ancora gli ospiti che si fanno vivi in attacco. Panico su punizione, manca di poco il bersaglio. L'Aquila si scuote nel finale di frazione e colleziona 3 nitide palle gol. Al 42° Di Ruocco ci prova dal vertice alto dell'area, pallone che sarebbe stato imprendibile per Amoroso, ma la sfera si infrange sulla traversa. 120 secondi dopo Massetti raccoglie un pallone dalla destra e ci prova in sforbiciata, mancando di pochissimo la porta. Infine nel recupero perentoria inzuccata di Saurino che non riesce ad angolare, con Amoroso che in pratica si ritrova la palla addosso parando di istinto. Ripresa pronti via e Città di Isernia pericoloso con la girata di Vitale che scheggia l'incrocio dei pali. Al 16° la partita si sblocca con il vantaggio dell'Aquila, angolo di Massetti, un giocatore di casa fa la sponda centro area e agevola l'inserimento di Tempestilli che di testa in tuffo mette alle spalle di Amoroso. L'Aquila al 37° va vicinissima al raddoppio, torsione perfetta di Saurino nel cuore dell'area molisana, il numero 11 di casa pizzica il palo alla destra di Amoroso. Ancora padroni di casa pericolosi nel recupero, bordata di Mantini dal limite, pallone di poco sul fondo. Finisce così, si va quindi ai rigori, entrambe le squadre fanno 5 su 5 e si passa quindi a calciare a oltranza. Si arriva all'ottava serie con Di Giulio che segna per i molisani, mentre Ponzi con il brivido si fa bloccare il penalty da Amoroso sulla linea. L'Aquila quindi fuori dalla Coppa, mentre il Città di Isernia festeggia con i suoi tifosi il passaggio ai quarti di finale. Io ti dico che probabilmente questa è una delle prestazioni migliori che abbiamo fatto, quindi non sono assolutamente d'accordo con quello che dici. Io ho visto una squadra che ha provato a fare la partita e l'altra squadra che ha giocato a pallonate. Così come ho detto a Isernia altre cose, oggi non posso fare altro che dire che l'Aquila, che i ragazzi sono stati strepitosi, ci hanno messo veramente il cuore. Quindi credo non solo io ma tutto l'ambiente sia soddisfatto dei ragazzi. Certo è che tutto quello che potevamo fare abbiamo fatto. Diciamo che se poi noi basiamo il risultato sui calci di rigore, insomma, metto in dubbio che ci sia competenza di calcio. Diciamo che l'Isernia è stato costantemente su due linee e ha tentato giustamente di arrivare ai calci di rigore, insomma, al di là di qualche piccolo sprazzo, io credo che si sia giocata una porta. Non credo di dire una bestemmia se dico questo, insomma, credo che sono stato sempre onesto, no? In tutto proprio quello che è l'anno, che il periodo che ho trascorso qua all'Aquila, compresa la partita di Isernia. Oggi, insomma, non mi chiedete, non mi dite che ci sono state due squadre in campo, perché ce n'è stata una sola e il calcio è così, quindi dobbiamo accettare il risultato. L'Isernia non ha fatto altro che calciare meglio un rigore in più di noi e insomma di queste partite se ne sono viste, ripeto, però io esco assolutamente soddisfatto, perché credo che anche nell'ambizione di ognuno di noi, se si vuole crescere, si deve imparare comunque a giocare sempre a viso aperto, ok? Anche se poi non va bene, altrimenti poi si rimane al palo e senza crescita, come devo dire.
Abbiamo fatto un ottimo primo tempo al cospetto di una squadra importante. Credo che il primo tempo non abbiamo affatto sfigurate. Considerate che oggi in campo noi c'erano 5 under, in panchina avevamo solo 7 persone, di cui 3 infortunati e 3 under. Per cui eravamo praticamente ridotti all'osso, per cui abbiamo dovuto fare di necessità e virtù al cospetto di una squadra fatta di elementi importanti, dove insomma è vero che è uscito Loviso, ma non è entrato un ragazzino, insomma, quindi credo che abbiamo disputato una grande gara e non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzini, tra virgolette. Io credo che le vittorie si costruiscono non solo nell'arco di 180 minuti, ma nell'arco di una stagione. Noi l'abbiamo preparata, io sono subentrato a Isernia dopo cinque giornate, abbiamo fatto un ripulisti importante per arrivare ad oggi con un gruppo di ragazzi pronti a fronteggiare una squadra composta da Peich, Scogliamiglio, Loviso, D'Ercole, Sciba, Di Ruocco, insomma, quindi penso che una disamina del genere avversa credo che lasci il tempo che trova, perché probabilmente l'errore sta forse lì, perché se ha preso le pallonate e non ha vinto la partita probabilmente c'è qualche errore prima e no, sicuramente non il nostro. Forse noi questo non fa altro che dare pregio e valore alle nostre prestazioni in 180 minuti, ripeto, io a un certo punto non avevo più cambi. Noi la partita con l'Aquila la stiamo preparando da un po' di tempo, perché in campionato siamo un po' tagliati fuori, nonostante la distanza di 6 punti dalla vetta. Però chiaramente diciamo, l'accesso alla Serie D era molto più immediato quello della Coppa Italia, per cui l'abbiamo preparata da tempo, abbiamo studiato tutti gli avversari, abbiamo studiato il modo di calciare, il modo di saltare, il modo di giocare, il modo di mettersi in campo. Per cui credo che questo depone per una squadra importante, nonostante fatta di ragazzini, perché hanno seguito le indicazioni a memoria, e credo che oggi, nonostante le pallonate che dice Mister, perché forse il secondo tempo ci siamo tirati effettivamente dietro, è un dato di fatto, però sfidare chiunque a cospetto di una squadra importante come quella dell'Aquila avrebbe dovuto fronteggiare campionato e Coppa Italia a non fare questo, chiaramente, quindi non posso dire il contrario, però posso dire di essere soddisfatto e forse di aver maggiormente meritato l'accesso.